quello che penso è che sia importante essere usciti da un periodo di incertezza, perché diciamo, l'uscita della Gran Bretagna è ovviamente un peccato, ma anche una grande opportunità per accelerare sull'Europa, e quindi se una volta chiarito questo possiamo veramente metterci in moto, non dico in marcia se no viene travisato, ma per arrivare a fare un'Europa più forte. Sì, l'idea democratica è in crisi, con essa il modello di governance europea che abbiamo costruito, con essa il modello di relazioni commerciali multilaterali che abbiamo definito, e con essa anche le classi dirigenti liberal-democratiche e progressiste. E dunque oggi, se la democrazia è in crisi, lo è perché c'è un fatto vero: il futuro accelera, e se il futuro accelera, i modelli più consensuali, più lenti, sembrano meno adatti ad affrontare. E dall'altro lato, la democrazia è in crisi perché i campioni della democrazia dell'Europa, la classe dirigente liberal-democratica dell'Occidente, ha sbagliato e deve ripartire dal riconoscimento di aver sbagliato la lettura di questa prima fase della storia, a partire dalla caduta del muro di Berlino e poi. L'idea di democrazia, c'è un sondaggio una settimana fa sul Corriere della Sera, diceva, mi pare sul Corriere, diceva, il 60% degli italiani vorrebbe un governo di natura autoritaria. Ma questo non è perché gli italiani sono cattivi, ma perché hanno paura. E perché a questa paura le classi dirigenti liberal-democratiche rispondono dicendo: l'unica cosa di cui aver paura è la paura stessa, sono fesserie. Dunque è un momento complicato. E io penso che noi lo possiamo superare se cominciamo a parlare il linguaggio della del realismo contro quello dell'ottimismo o del pessimismo che appartiene al populismo, e se affermiamo da democratici che la democrazia si salva se diventa forte, decisionista e in grado di proteggere, perché sennò vinceranno altri. Io questo è quello che penso, e quindi da oggi vorrei, credo forse il messaggio da dare è questo qui: che abbiamo un problema in comune, che abbiamo fatto degli errori comuni, ma che c'è una soluzione comune. E la soluzione comune è dire che i valori restano, ma il modo per perseguirli deve cambiare, e deve cambiare profondamente. Grazie.